Oh no. Vabbè, pazienza. Allora, quanto stiamo? Santo l'Eterno, gloria a Dio. Ci dovremmo essere. Ah sì. Il cemento. Dove sto? Eccomi. Oh, perfetto. Allora, pace a tutti. Amen, gloria a Dio, pace. Santo l'Eterno, pace Monica, pace Francesca. Ditemi per favore se mi sentite la voce e se la musica non supera la voce, se non è troppo forte la musica. Atti 26:14. Eh sì. Ok, musica ok. Amen, gloria a Dio. Bene. Ok, pace anche a Roberto. Roberto Cagliari, Dio ti benedica. Amen, gloria a Dio. Wolf Strife, benvenuto. Dio vi benedica. Come state? Santo l'Eterno. Gloria a Dio. Allora. Amen, gloria a Dio, pace Paola, santo l'Eterno, poco fa mi ha scritto pure il grande Petrus, mi ha detto che c'era pure lui, dove sta? Eccomi, stai dall'altra parte, vieni. Andiamo a pescare Pietro, Pietro torna indietro. Allora. Sta dall'altra parte. Allora. Ecco. Ok, sono andato a pescare, mi ha detto Echime, ma stava dall'altra parte, a Pietro, gloria a Dio. Ok, aspettiamo qualche minuto. Gloria a Dio. E aspettiamo qualche minuto. Gloria a Dio. Ebbene,
Io sta settimana finisco le ferie, poi da lunedì ricominciamo a travagliare. Gloria a Dio. Bene. E mi è venuto in mente di fare una serie di live con questo argomento e penso sia molto importante. Ok? Gloria a Dio. Allora, core so. Le 21:07. Aspettiamo un altro pochino. Sto vedendo che stanno aumentando le persone e ovviamente quando io sto per iniziare a parlare, voi sapete che la tosse, chissà perché, se scatena, è una cosa incredibile, mi perseguita. La prima mezz'ora, santo è l'Eterno, gloria a Dio, pace Johnny, Dio ti benedica, contento di vederti, mi fa piacere, gloria a Dio. Paolo pace, gloria a Dio. Non la fare lunga, va bene, 5 minuti e finisco. Eh? No, no, non la voglio fare lunga perché 100 segni ci vorranno diversi video e ho intenzione di prendermela comoda e in questa serie di live vorrei interagire il più possibile con voi. Chi se la sente? Vorrei sentirvi, leggervi quello che pensate, insomma vorrei fare una live, lo so, tranquilla, con me potete scherzare, trovate la porta aperta, alleluia, gloria a Dio. Scherzare è una cosa, la buffoneria è un'altra cosa, eh? Se no entriamo nel legalismo, non si può più fare niente. Alleluia. E quindi vorrei interagire con voi un pochino di più del solito. Scrivete tranquillamente, sentitevi liberi. Ok, va bene, cominciamo. Amen. Ok, è ora di iniziare. Bene. Quindi, amen. Renata, prima volta, Dio ti benedica. Siamo lieti e contenti di vedere gente nuova. Gloria a Dio. Allora, vogliamo pregare. Padre, veniamo a te e ti ringraziamo, Signore, per come ci dai questa opportunità ancora oggi di parlare della tua parola, che è come un'acqua, nessuno la può fermare. Ti ringraziamo, Signore, metti gioia nei nostri cuori, metti gioia nei cuori di tutti quelli che vedranno questi video, metti pace, consola laddove manca la consolazione, tu sei il Consolatore, Spirito Santo benedetto, illumina le nostre menti, quindi la nostra anima, preparaci, Signore, per quel giorno quando suonerai la tromba. Aiutaci a dire solo quello che tu vuoi, senza andare oltre, senza aggiungere e senza togliere. Così come ci hai dato la tua parola, fai che possiamo predicarla. Aiutaci a capirla, come spesso fai anche mentre la annunciamo. E già ti ringraziamo, Padre nostro che sei nei cieli, ogni cosa te la chiediamo, non per i nostri meriti, ma nel nome di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore Dio benedetto, che tu hai benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio. Amen. Ok, allora, fratelli, sorelle, amici e insomma tutti quelli che siete in questo momento connessi con questo piccolo canale,
siamo lieti, gloria a Dio, di avervi qui con noi. Felici, amen. La gioia del Signore è dentro di noi. Alleluia. Bene, vogliamo parlare del... faremo un piccolo intro perché è dovuto. È dovuto un piccolo intro, sarà un intro, secondo me, molto bello, che ci aprirà la mente, perché la parola di Dio apre la mente. Non c'è niente da fare. E nel linguaggio spirituale, nel linguaggio biblico, la mente e l'anima. Questo è molto importante. Quando noi leggiamo le scritture nel testo originale, nel Nuovo Testamento, non leggiamo mente, leggiamo la parola, troviamo la parola psiche. Psiche. Psiche non significa mente, ma significa anima. Tradotto, la mente e l'anima. Gloria a Dio. Molto importante. Bene. Allora, quanti sono i segni della che ci troviamo presso, a un passo, a un batter d'occhio, possiamo dire, dal rapimento della Chiesa, dall'inizio della grande tribolazione, da quello che poi dopo sarà, la musica è un po' troppo alta, e allora abbassiamo. Qual è il problema? Ecco, abbassata. Voilà, basta chiedere. Ho abbassato la musica. E quindi ci troviamo a un passo di tutti questi eventi e poi quello che sarà successivamente il ritorno di Cristo. Vogliamo ricordare per l'ennesima volta che la Chiesa non sta aspettando il ritorno di Cristo, ma sta aspettando il rapimento della Chiesa. Rapimento della Chiesa è una cosa, ritorno di Cristo è un'altra cosa. Il rapimento della Chiesa si concretizzerà 7 anni prima della venuta di Cristo. In più, quando Cristo tornerà per la seconda volta, tornerà con la Chiesa. Tutti quelli, lo dico a più non posso, non c'è cattiveria però quando io dico queste cose, tutti quelli che stanno aspettando non Cristo, ma stanno aspettando l'anticristo, perché dicono che passeranno qui la grande tribolazione, accomodatevi, buona grande tribolazione, siete voi che la volete passare qua. Noi più che dirvi che non passeremo qui la grande tribolazione, non possiamo fare, abbiamo fatto molti video a tal proposito. La Chiesa non passerà sulla terra la grande tribolazione, se ne va 7 anni, va via 7 anni prima sì, della seconda venuta di Cristo. Se ti vuoi fossilizzare a scrivere, a dire noi passeremo la grande tribolazione, io vi risponderò sempre la stessa cosa. Accomodatevi, buona grande tribolazione, salutateci i 144.000 e un bacio grande ai due testimoni. Benissimo. Come facciamo a saperlo? Ci vogliono ore. Abbiamo fatto i video, ci sono i video, potete guardarli. Benissimo. E allora, la domanda del milione è: come facciamo a sapere che questa è la generazione che parteciperà al rapimento della Chiesa? Come facciamo a saperlo? La risposta è molto semplice, ce lo dice la parola di Dio. La parola di Dio ci dà segni, profezie a tal proposito, a tal punto che sono più di 100. In questa serie di video parleremo di 100 segni, ma guardate che non sono 100, eh? Non sono 100, sono più di 100. Ora, la seconda domanda del milione, tu, e non è un rimprovero, cioè quando noi parliamo con amore, vogliamo solo dire un po' le cose come stanno e suscitare un pochino di interesse all'ascoltatore. Allora, tu che sei nato di nuovo, quanti segni conosci a memoria? Senza dirmi dove sta scritto, dove non sta scritto, a memoria, quanti ne conosci? Fatti questa domanda a te stesso, risponditi a te stesso e
investigando le scritture, quanti sei in grado di tirarne fuori? Sam, rispondi a te stesso e non devi rispondere a me. Bene, quindi con questa serie di video noi vi aiuteremo a migliorare la vostra conoscenza biblica. Parlo ai giovani nella fede, agli anziani non gli dobbiamo insegnare niente, anzi abbiamo bisogno noi di imparare da loro. Benissimo. Quante volte ciascuno di voi avrà sentito, chi ha qualche anno nella fede, questa affermazione? Ma chissà quanto manca per il ritorno di Cristo. E spesso vi metteranno il periodo di 100 anni. Ah, sai, forse magari mancano 100 anni. Sempre sto 100 anni. Perché dicendo 100 anni, loro si mettono al sicuro che avverrà quando ormai loro saranno morti. Bene, ora, il punto è questo. Senza offesa, ma si chiama carnalità. E quando noi nasciamo di nuovo, che siamo giovani nella fede, mi è successo anche a me, vogliamo stare qui sulla terra perché amiamo il Signore, abbiamo fatto un'esperienza con Lui e tutto quanto, però molte volte si vuole stare qua, si vuole fare tante cose, si vuole servire il Signore, e perché no, è lecito, chi lo desidera, si vuole fare una famiglia, si vuole sposare, vogliono fare dei figli, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte cose che, se fatte sotto la volontà della parola di Dio, del Signore Gesù Cristo, sono cose più che lecite. Però, cari fratelli e amici, ascoltate una cosa, che man mano che l'uomo in Cristo, nato di nuovo, matura, va sempre di più interiorizzando l'amore per il Signore e la voglia di andare a incontrarlo. Questa cosa deve maturare. Fino a tal punto che tu dirai le stesse parole che ha detto l'Apostolo Paolo, che adesso leggeremo. Benedetto è il santo nome del Signore. Quindi, un'altra cosa da tener conto, aspettate un attimo. Un'altra cosa da tener conto, cari fratelli, è quello che è scritto, non lo metto, così vi leggo anche. Un'altra cosa da tenere a mente è quello che è scritto in Matteo 24:36, e tutto quello che diremo, faremo e leggeremo, lo diremo, lo faremo e lo leggeremo sempre nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che è benedetto in eterno. Amen. Matteo 24, lo sto andando a cercare nella mia Bibbia, Matteo 24, verso 36 dice: quant'è a quel giorno, qui sta parlando del rapimento della Chiesa, e a quell'ora nessuno lo sa, neppur gli angeli del cielo, ma il mio Padre solo. Cioè, qui sta dicendo la parola di Dio che c'è un giorno prestabilito. C'è un giorno prestabilito che il Signore rapirà la sua Chiesa. Cari fratelli, c'è un giorno prestabilito. E né io e né tu cambieremo quel giorno. Punto. Quel giorno è. Ragion per cui, se io mi accorgo, come vedremo in questa serie di live, che siamo a un passo del rapimento della Chiesa, io non posso cambiare quel giorno, non posso nascondere la mia carnalità, chi ce l'ha, e soprattutto non posso farmi più buono di Dio, perché qui ci sono molti che sono più buoni di Dio, più santi di Dio, più giusti di Dio, e gli rinfacciano a Dio, direttamente o indirettamente, quando tu gli dici il Signore sta per rapire la sua Chiesa, sai, ma se il Signore rapisce oggi la sua Chiesa, sai quanti si perderanno? So più giusti di Dio. Sì, perché tu dicendo questo, praticamente
vorresti spostare quel giorno, ma quel giorno è determinato non da me, non da te, non dagli angeli, ma da Dio stesso. Apri la mente. Dicendo tu, ah, se oggi il Signore viene, quello non si salva, quell'altro non si salva, quel giorno è già stato prestabilito da Dio. E quel giorno la Chiesa sarà rapita. E tu non ci puoi fare nulla. Piuttosto noi dobbiamo adeguare le nostre anime, il nostro cuore, a dire quello che dice, che dovrebbe dire la Chiesa. Tra cui, quando tu vai in Apocalisse, se tu vai in Apocalisse 22:17, Apocalisse 22:17, non l'ho scritto, Apocalisse 22:17, ok, non mi ha preso il punto, va bene, ve lo faccio più grande, dice, lo spirito e la sposa dicono, vieni, e chi ode parimente dica, vieni, non dice, ma se il Signore viene oggi e rapisce la sua Chiesa, chissà quanti si perderanno. Ovviamente a noi stanno a cuore le anime che si perdono, ma io penso che a Dio gli stanno molto di più a cuore, tanto più che né io né te siamo morti per nessuno, ma qui se c'è qualcuno che è morto per gli altri è proprio il Signore Gesù. Quindi attenzione a essere più santi e più giusti di Dio, magari per coprire la nostra carnalità, perché vogliamo e desideriamo stare qui sulla terra quando il Signore ci chiama a desiderare ardentemente di stare con Lui, perché la nostra cittadinanza, è scritto nella sua parola, non è sulla terra, ma è nel cielo. Noi qui siamo avventici, siamo pellegrini. Quindi, se noi non desideriamo di partire con Cristo, vuol dire che ancora c'è della carne dentro di noi. E allora dobbiamo combattere, dobbiamo pregare, dobbiamo far violenza a noi stessi, cioè al nostro spirito, alla nostra anima, combattere nel nome di Gesù Cristo. Benedetto è il santo nome del Signore. Attenzione che il sentimento di partire con Cristo alberghi nei nostri cuori. Non facciamo i giusti, i più giusti di Dio. Guardate Giobbe che era tanto giusto, che fine che ha fatto, che lezione che ha ricevuto, piuttosto. La fine è stata buona, ma che lezione che gli ha dato il Signore. Voi ricordate Giobbe? Io sono giusto, gli altri sono tutti peccatori. Io non ho nulla, dai, Dio sta castigando un giusto. L'arti sono tutti peccatori. Io non, molti dicono, io non faccio questo, io non c'ho l'orecchino, io non mi metto il rossetto, io non mi tingo i capelli, io non mi metto il gel in testa e poi vanno in giro i baffi, perché il gel in testa è vanità, ma i baffi no, ovviamente. Io, l'arti sono tutti peccatori. E poi ti arrivano le mazzate. E di questo ne abbiamo parlato nel video precedente. Benissimo. Quindi, desiderare partire con Cristo, cari fratelli e amici, oltre ad essere una realtà oggettiva, determinante, come vedremo, ci sono più di 100 segni, ma è anche un desiderio che deve albergare nei nostri cuori. Benedetto il nome santo del Signore. Diceva l'Apostolo Paolo, a proposito di quelli che desiderano essere tendenziosi, e sicuramente potrebbero rinfacciare questo passo che si trova in Filippesi, e lo vado a prendere, si trova in Filippesi 1.23, non me lo prende, allora io faccio così. Filippesi, così me lo prende. Ok. L'Apostolo Paolo dice, perciò che io sono distretto da due lati, avendo il desiderio di partire da questo albergo e di essere con Cristo, il che mi sarebbe di gran lunga migliore. Poi più avanti dirà, nel verso 24, ma il rimanere nella carne è più necessario per voi. Alcuni potrebbero prendere questo. Ma se noi prendiamo questo passo nel suo contesto e non un verso fuori
dal contesto, che altro non è che un mero pretesto, noi ci renderemo immediatamente conto che qui l'Apostolo Paolo non sta parlando del rapimento della Chiesa e tantomeno del ritorno di Cristo. Sta parlando di Lui, di rimanere Lui. Perché? Perché anche se Lui desidera, come dirà più avanti, poi lo leggeremo, Lui desiderava andarsene con Cristo, però si rendeva conto della sua missione, che era quella di portare avanti il gregge di Dio, allora dirà, sai che c'è, rinuncio a me, rinuncio al mio desiderio per voi. Ma qui sta parlando di Lui, non sta parlando del rapimento della Chiesa. Per quanto riguarda il rapimento della Chiesa, quel giorno è, e quel giorno è, e né io né te lo cambieremo, né con belle frasi, tra virgolette belle, perché abbiamo visto che di bello non hanno niente, perché quando diciamo se il Signore torna oggi, chissà quanti si perderanno, ma in qualsiasi momento torni il Signore, chissà quanti si perderanno. Tanto più che la parola di Dio ci dice che la Chiesa negli ultimi tempi sarà fredda, sarà apostata, altro che risveglio. Ma se noi prendiamo tutto il pensiero paolino, per esempio Seconda Corinti, capitolo 5, il verso 2 dice Paolo che in questa tenda, cioè in questo corpo, noi sospiriamo e poi dice desiderando essere sopravvestiti della nostra abitazione. Qui sta parlando del rapimento della Chiesa, questo avverrà in quel giorno, che è celeste, seppur saremo trovati vestiti e non ignudi. Perciò che noi che siamo in questa tenda sospiriamo, essendo aggravati. Perché siamo aggravati? Perché facciamoci a capire che procacciare la santificazione è una grande croce. È una grande croce. Noi abbiamo la gioia del Signore, ma abbiamo anche la croce del Signore, la croce sofferenza. Perciò noi non desideriamo già di essere spogliati, ma sopravvestiti. Cioè qui parla di desiderare, di partire con Cristo, a ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. E poi parla della caparra dello Spirito Santo. Sempre in seconda... Beh sì, no, va bene questo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, la cosa molto importante, cari fratelli e amici, è quello di desiderare partire con Cristo. Molto, molto presto la Chiesa sarà rapita. Entriamo in tema, tra virgolette, sempre in prefazione, ma cominciamo a entrare. Domanda: quando cominciano gli ultimi giorni? Siamo negli ultimi giorni, amen. Benissimo. Quando cominciano gli ultimi giorni? Bene, gli ultimi giorni si dividono in due: gli ultimi giorni e poi la parte finale degli ultimi giorni. Allora, gli ultimi giorni cominciano in Fatti degli Apostoli, capitolo 2. A un certo punto, Fatti degli Apostoli, capitolo 2, l'Apostolo Pietro inizia a fare... vado a prendere nella mia Bibbia, perché non mi ricordo il verso. Fatti 2, l'Apostolo Pietro... verso 16, anzi verso 17, però dal verso 16 dice: questo è quello che fu detto dal profeta Gioele, e avverrà negli ultimi giorni che Dio dice che io spanderò del mio spirito sopra ogni carne. Quindi Gioele, capitolo 2, profetizza dal 28 in poi, profetizza gli ultimi giorni, e l'Apostolo Pietro, infatti degli Apostoli, capitolo 2 verso 16 e 17, prende questa profezia dicendo: gli ultimi giorni stanno iniziando adesso. Pensate che il primo sermone della Chiesa fu un sermone escatologico, a proposito di quelli che odiano l'escatologia, le profezie bibliche, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi Fatti 2, Gioele 2 ci dicono che gli ultimi giorni cominciano con la discesa dello Spirito Santo, con la nascita della Chiesa. Ma
In questi ultimi giorni c'è la parte finale degli ultimi giorni che io chiamo l'ultima ora della Chiesa sulla faccia della terra, l'ora della mezzanotte. Questa verità, parabola barra profezia, si trova in Matteo 25, quando parla delle 10 vergini. Tutti conosciamo questa profezia. È una parabola, ma è anche una profezia, assolutamente. Praticamente parla di 10 vergini che sul farsi della mezzanotte si stavano per accingere a incontrare lo sposo. Ecco, la Chiesa in questo momento si trova in questa fase, l'ultima ora, l'ora della mezzanotte, l'ora più buia. L'ora più buia, tant'è che le 10 vergini dovettero prendere le lampade. Ricordiamo che la lampada, dice il Salmo 119, che la tua parola è una lampada al mio piede. La lampada è la parola di Dio. E l'olio è lo Spirito Santo, perché noi abbiamo bisogno sia della parola di Dio, ma anche dello Spirito Santo, perché la parola di Dio è viva in se stessa, ma deve vivere dentro di noi. Perché se non vive dentro di noi, lei resta viva in se stessa, ma non è viva dentro di noi. Lo Spirito Santo, che abbiamo letto in 2 Corinti capitolo 5, mi pare verso 5, è la caparra, lo Spirito Santo è la caparra della vita eterna. Lo Spirito Santo fa che questa parola vivente in se stessa, oltre ad essere e a continuare ad essere vivente in se stessa, diventa vivente in noi, vivente perché crediamo in essa, vivente perché la viviamo, vivente perché la proviamo. È bello leggere che Dio dà la pace, ma tu hai la pace? È bello leggere che Dio dà la gioia, ma tu hai la gioia? È bello leggere che Dio libera dai vizi, tu sei stato liberato dai vizi? Un giorno dovrò fare un video su questo, tanto più che ho ricevuto negli anni delle mail su persone che hanno bisogno di essere liberati da brutte cose, tipo alcol, tipo pornografia. Bene, lo Spirito Santo ti può liberare, credimi, ti può liberare. Un giorno dovrò, se il Signore vorrà, fare un video a tal proposito, ma adesso non è il tema. Gloria a Dio. Quindi, in questo momento noi ci troviamo in questo contesto biblico e storico. Ora, quando noi, Chiesa di Gesù Cristo, iniziamo a predicare, insegnare le profezie della Bibbia, l'escatologia, questa predicazione apre la mente della gente, apre la loro comprensione, la gente comincia a vedere, la gente comincia a credere, chi vuole credere, la gente comincia a cercare il Signore. E quando tu fai queste cose, comincia a cercare di mettere in pratica la sua parola, perché si rende conto che qui da un momento all'altro suona la tromba e noi abbiamo letto dobbiamo essere trovati vestiti e non ignudi. Quindi facciamo attenzione, perché noi che predichiamo, questo ve lo dico perché ormai purtroppo è un dato di fatto, ci sono cresciuto con queste cose, noi che predichiamo l'escatologia, il tempo della fine, le profezie, eccetera, 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 riceviamo tantissimi attacchi, tantissimi attacchi. Vedi alcuni gruppi dei legalisti, altri del libertinaggio, eccetera, eccetera, eccetera. Ci attaccano. Questi studiosi. Tanto se sei un ministro, qualsiasi ministero c'hai e non studi la Bibbia, stai fuori dalla grazia di Dio, perché per i ministri studiare la Bibbia è un comandamento, punto. È un comandamento. Quindi se tu sei un ministro e non studi la Bibbia, stai fuori dottrina. Per gli altri,
non sono obbligati a studiare la Bibbia, anche se alcuni insegnano il contrario, io no. No, si è obbligati a conoscere la Bibbia. Basta leggerla, non serve studiarla. Se poi la studi, meglio, ma sono tue decisioni. Ma uno che predica, qualsiasi ministero abbia, e non studia la Bibbia, sta andando contro la stessa Bibbia. È scritto di studiare la Bibbia. Efesini 6. Siate calzati della preparazione dell'Evangelo. Nell'Antico Testamento inculca questa parola al fanciullo. Le madri hanno un grande compito importante. Benedetto è il santo nome del Signore. E quindi tu ti metti a predicare e non studi la Bibbia. Ma lasciamo stare adesso. Andiamo avanti. Israele. Allora, questa è stata l'intro. Vogliamo adesso entrare in quello che sarà il vivo. Cominciamo con i segni. Allora, ci sono più di 100, però qui ne tratteremo solo 100. Ci sono almeno 100 segni o profezie che praticamente ci dichiarano che da un momento all'altro il Signore rapirà la sua Chiesa, a tal punto che noi non sappiamo neanche se riusciremo a terminare questo video, per quanto è imminente il tempo, perché vero è che noi non conosciamo, come abbiamo letto in Matteo 24, mi pare 36, verso 36, vero è che noi non conosciamo né il giorno e nell'ora del rapimento della Chiesa, amen, quello non lo conosciamo, ma conosciamo il tempo. Il tempo lo conosciamo, alleluia! Io non so in che anno verrà il Signore, ma so che il tempo è adesso. Come faccio a saperlo? Benvenuti nel presente video. Cominciamo con il segno numero 1, il segno più importante, il segno che apre le porte all'ora della mezzanotte, cioè quando nella scrittura si entra nell'ora della mezzanotte, cita appunto in Matteo 25 con la parabola delle 10 vergini. Benissimo, avete mai sentito la frase Israele è l'orologio di Dio? Forse chi ha alcuni anni nella fede avrà sentito questa frase, Israele è l'orologio di Dio. Ed è vero, perché è Israele che apre l'ora, che fa scattare l'ora della mezzanotte, l'ora X della fine dei tempi, dell'ultima ora, cioè della fine dei tempi. È Israele. Israele sta al centro del mondo, non solo fisicamente, ma anche profeticamente. Israele è l'orologio di Dio, è il primo elemento che noi abbiamo per comprendere il tempo in cui viviamo. Tant'è vero che su 100 profezie che tratteremo qua, almeno, non l'ho contate, ma io penso, poi vedremo perché non l'ho contate, che almeno 50 hanno a che fare con Israele. È una cosa incredibile. Israele è un miracolo vivente, ma andiamo per passo. La profezia si trova in più parti, tra cui Matteo 24, ma io non uso Matteo 24 perché uso Luca 21. Luca 21, per chi volesse, allora io questa profezia l'ho trattata in più video, ma non mi ricordo mai dove, non mi ricordo se l'ho trattata nel video La fine del mondo anche, ma non mi ricordo, va bene. Comunque, mo adesso lo faremo in modo molto veloce. Allora, Luca, capitolo 21, dal 29 a finire, o comunque in avanti, dice il Signore, e disse loro una similitudine riguardo il fico. Allora, il fico è Israele. Se tu vai a vedere in Geremia e anche in altre parti, il Signore, quando si rivolge a Israele, si rivolge come al fico. Tant'è che una delle 7 piante di Israele nazionali è proprio il fico. Il fico lo troviamo un po' dappertutto.
quando Adamo ed Eva peccarono, presero foglie di fico. Quando il Signore Gesù, vediamo se ve lo ricordate, maledisse il fico, chi maledì? Un fico o maledì qualcuno? Maledì Israele. Alleluia. Il fico, riguardate il fico, sta dicendo riguardate Israele e tutti gli altri alberi. Quello che succede intorno a Israele, come abbiamo trattato le profezie, no? Che parlano della fine dei tempi, quando Israele sarà attaccato, eccetera, eccetera, eccetera. Quando già hanno germogliato, voi vedendo riconoscete che l'estate è vicina. Allora, quando è che Israele ha germogliato? Perché parla di germogliare? Perché a un certo punto nel 70 d.C., questo fu profetizzato anche da Cristo stesso in Matteo 24, nel 70 d.C. Israele viene buttato fuori, viene espulso dalla propria terra, ma nel 1948 o 47 con risoluzione ONU 181, boom, me ne ricordo, e gli ebrei tornano in Israele. Ecco qui che Israele germoglia, anche il deserto germoglierà. Benedetto il santo nome del Signore. Voi vedendolo riconoscete che l'estate è vicina. Nella letteratura rabbinica l'estate rappresenta il Messia. E la Bibbia si riferisce spesso al Messia anche come la primavera. Ma questa è un'altra storia. Così ancora voi, quando vedrete avvenire queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. Io vi dico in verità che questa età o generazione non passerà finché tutte queste cose siano avvenute. Quale età? Quella del rigermogliare di Israele. E quando è germogliato Israele? L'abbiamo visto, 1948. E quindi da questo momento, dal 1948, ci sarà una sola età o generazione. Una sola. E quanto dura quest'età? Ce lo dice sempre la parola di Dio. Salmo 90, verso 10, dice che i nostri anni sono per alcuni 70 e in altri, se ve ne sono di maggiore forze, 80. Praticamente la scrittura ci sta dicendo che dal momento in cui Israele, gli ebrei, torneranno in Israele, passerà una generazione e tutte le profezie della fine dei tempi si compiranno. Guardate voi quello che sta succedendo da quest'anno nel mondo, che siamo entrati nel 70° anno, si può dire, come il mondo improvvisamente sta cambiando tutto quanto. Quindi Israele, gli ebrei sono al centro della profezia biblica, al centro, sono l'orologio di Dio. Noi sappiamo che da qui a 10 anni il Signore rapirà la sua chiesa. Stiamo dando date? No, perché da qui a 10 anni potrebbe essere adesso, tra un mese, tra 6 mesi, tra un anno, tra 2 anni, tra 3 anni, tra 4 anni, tra 5, tra 6, tra 7, nessuno lo sa, neppure gli angeli del cielo. Nessuno può dare una data. Chiunque dia una data sia anatema, sia cancellato dal libro della vita. Non si possono dare date, lo dice il Signore. Ma il tempo lo conosciamo bene, la profezia è chiara. Anzi, vi dirò di più, la prima venuta di Cristo è stata datata con giorno e ora. La seconda venuta di Cristo, cioè il rapimento della Chiesa, non è datata, ma ci viene dato il tempo. Questo è molto importante.
Amen. Gloria a Dio. Benissimo. Allora, questa è la prima profezia che noi diamo. Ezechiele 5:5. Se lo volete accettare. Ezechiele 5:5 dice che il Signore ha messo Gerusalemme in mezzo alle nazioni. Cioè, Gerusalemme è il centro del mondo. E quando dice il centro del mondo, intende in tutti i sensi, materialmente parlando, se tu prendi tutta la Pangea, la unisci, perché sai che è divisa, la unisci, il centro della Pangea è Gerusalemme. E il centro di Israele è Gerusalemme. E il centro di Gerusalemme è dove c'era il vecchio tempio. Alleluia. Materialmente parlando, ma anche spiritualmente parlando, tutto gira intorno a Gerusalemme. Gerusalemme, è scritto nei Salmi, è depositaria dei troni. Addirittura dice il plurale, i troni del Signore. Perché il Signore regnerà nel millennio, con verga di ferro, da Gerusalemme. Gerusalemme è importante. Benedetto è il santo nome del Signore. Sì, giustamente Paola fa la domanda del milione. Se tutto accade da ora che Israele ha compiuto 70 anni, come possono passare 10 se gli anni di tribolazione sono 7 in tutto? Allora, sebbene ho capito, lei fa la solita domanda, ma la grande tribolazione si concretizzerà in questi 70-80 anni o non si concretizzerà? Domanda. Ecco, perché può darsi pure che passano gli 80 anni, all'80° anno la Chiesa viene rapita e iniziano i 7 anni. Potrebbe anche essere. Io non lo so. Potrebbe essere che i 7 anni della tribolazione si concretizzino in questi ultimi 10 anni, quindi la Chiesa starebbe per essere rapita proprio da qui a 3 anni, ma io questo non lo so. Non lo so. Una cosa so, che ci rimangono 10 anni, come dice la profezia di Luca 21, perché la generazione si compie, e in questa generazione la Chiesa deve essere rapita, deve essere tolta. Questo so, questo è certo, questo vi dico. Quando le cose non le so, io non mi vado ad avventurare, perché quando ci si va, si vuole dare per forza una risposta che non si conosce, si cambia la parola. E io questo non lo voglio fare. Molto semplice. È possibile? È possibile questo, però, fratelli miei, quando andiamo con la parola di Dio, usiamo le pinze. Predichiamo quello che siamo certi. Se no, entriamo noi in apostasia, che siamo di sana dottrina, e poi è la fine. Signore, ci liberi. Bene, questa è stata la prima profezia. E con questo abbiamo, diciamo, finito quello che è l'intro, quello che è la prima profezia, quello che apre tutto il mondo, diciamo, delle prossime profezie che andremo a trattare. Tutto parte da qua. Quindi a questo punto io potrei anche fermarmi un minutino e interagire con voi, nel senso che avete perplessità, siete d'accordo, non siete d'accordo, c'è qualcuno che non è d'accordo e vuole dire io non sono d'accordo, va bene, di il perché però, vediamo un pochino.
Ciao Petrus, benvenuto, Dio ti benedica. Siamo in un momento che abbiamo appena finito di illustrare un po' di cose, tra cui abbiamo parlato della profezia che apre, diciamo, tutte quante le altre profezie ed è il ritorno degli ebrei in Israele. A questo punto io ho lanciato la domanda se c'è qualcuno che vuole intervenire con una domanda o con una perplessità o che magari non è d'accordo su qualcosa, può tranquillamente dirlo. Ok, se non c'è nessuno, riprendo il discorso perché da adesso in poi si dovrà un pochino velocizzare a secondo, ci saranno alti e bassi per quanto riguarda la velocità. Però è stato chiaro quello che ho detto, almeno ditemi questo, cioè so riuscito a spiegarlo. Sono riuscito a spiegarlo o no? Il rapimento avverrà 7 anni prima della grande... c'è il rapimento e iniziano i 7 anni. Non avviene alla metà. Questo è chiaro. Allora, per Matilde è stato chiaro. Addirittura chiarissimo, ma grazie a Dio. Per Paola è stato chiaro, zia Trilli è stato chiaro, Francesca chiaro. Oh, sono contento, mi fa piacere. Va bene, allora, se per tutti è stato chiaro, se nessuno ha null'altro da dire, se magari c'è qualcuno che è contrario su qualcosa e non lo vuole dire, siamo, come dire, noi facciamo le live anche perché per dare la possibilità a chi dissente di parlarne. Ok, allora, sei un pastore? Oh, pace fratello pastore. Ok, Dio ti benedica. Allora, lo rivedrò. Amen, Petrus. Benissimo. Allora. Ok, allora, se non c'è nessun altro, abbiamo trattato il primo segno. Quindi lo ripetiamo, ripetere ci fa bene. Il primo segno che apre l'ora della mezzanotte delle 10 vergini, chi è? Israele. Alleluia! Gloria a Dio! Dove si trova la profezia? In più parti, tra cui Luca 21 dal 29 in poi. Israele torna. Gli ebrei tornano in Israele e da quel momento inizia l'ultima età o generazione di 70-80 anni. Questo è quello che apre lo scenario della fine dei tempi dell'ultima ora. Benedetto è il santo nome del Signore e chi ha questa speranza si purifichi come esso è puro. Amen. Detto questo, passiamo al segno numero 2. Allora, e io qui ho fatto un po' di, nel senso buono del termine, un po' di confusione, perché ho mischiato, poi da Israele sono passato a dei segni che non c'entrano niente con Israele, poi riprenderò altri segni che invece c'entrano con Israele e moltissimi sono, wow! Allora, qual è il video che spiega la grande tribolazione? Te lo lascio giù in descrizione, intanto però te lo posso pure andare a cercare. Tu vai qua sul canale mio, scrivi rapimento, fai invio, t'appaiono tutti i video, vai giù, eccolo qua, rapimento prima della grande tribolazione, lo apri e te lo vedi. Mo io adesso faccio copia e incolla e te lo metto qua. A posto, eccolo là, ce l'hai là. Ci clicchi qui, così, guarda, io clicco e me lo apro qua a fianco. Vedi? Senza problemi. Vediamo qua che è successo. Ma con ora, a posto, niente. Benissimo, ho risposto.
Perfetto. Allora, passiamo al secondo segno. Ne ho scelto uno a caso, sono uscito fuori con Israele, ho sbagliato, ma ahimè, sono un uomo e quindi sbaglio. Va bene, il secondo segno che ho scelto è la violenza. Ok? La violenza. La violenza, a un certo punto, in Matteo 37, vado a vedere sulla mia Bibbia, Matteo 37, 24, 37, 24, 37, dice: come erano i giorni di Noè, così ancora sarà la venuta del figlio d'uomo. Perché il Signore ai dì di Noè mandò il diluvio? Perché abbiamo fatto un video, non mi ricordo né dove sta, né come si intitola, non mi ricordo niente, perché io poi soffro di amnesia. Però c'è sta, dove abbiamo esaminato i giorni di Noè anche nel linguaggio originale e è incredibile quello che si riesce a ricavare come insegnamento dal linguaggio originale. Bene, e uno dei motivi per il quale il Signore ai dì di Noè mandò il diluvio è stata la violenza. La violenza. In ebraico, a un certo punto, il Signore tira fuori una parola che mi sta venendo in mente adesso, che si dice Hamas. Hamas, come l'organizzazione terrorista. Hamas. Allora, il termine Hamas nel linguaggio originale ebraico significa praticamente racchiude tutti i tipi di male, tutti i tipi di male, dal semplice dispetto a rubare, violentare, torturare, uccidere, decapitare, non so, le peggio cose che si possano fare, tutti i vari tipi di male, che ogni tipo di male ha un nome, ok? Si racchiudono, si mettono in un solo pacchetto e si presentano con questa parola, Hamas. E a un certo punto la parola di Dio nel linguaggio originale, quando parla che Dio manderà il suo diluvio, tira fuori questa parola e la terra era piena di Hamas. Wow! Wow! Cioè, era una cosa incredibile. E a questo bisogna aggiungere che le figlie di Dio, i figli di Dio, avendo visto che le figliuole degli uomini, quindi gli inconversi, erano belle, se le prendevano per moglie. Tra l'altro, nel linguaggio originale ci fa intendere che non è che se piavano, se prendevano, come dire, ti vuoi sposare con me? No, no, lì c'era un atto di violenza, come di vieni, tu sei mia, punto e basta. Tra l'altro, ma adesso non c'entro troppo in questo. Oggi noi stiamo vedendo che nella Chiesa di Gesù Cristo i figlioli di Dio si stanno sposando con i figlioli del mondo. Proprio pochi giorni fa mi hanno detto che c'è stato un matrimonio di un ragazzo che io conosco, e battezzato nello Spirito Santo si è sposato con una del mondo. Wow. Quindi oggigiorno stiamo vedendo che la violenza è non più come una volta. La gente dice, perché è carnale, ma la violenza c'è sempre stata, bugia del diavolo. Tutti noi abbiamo avuto i nonni e magari qualcuno ci ha avuto
o la benedizione di avere i nonni paesani. E che ci dicevano i nostri nonni paesani? Che ci dicevano, voi ricordate? Quando ero giovane io nel paese, la porta non si chiudeva mai a chiave. Era sempre aperta e la chiave era messa fuori in maniera tale che se lo pellegrino veniva, poteva entrare senza bussare. O voi siete scordati? O non era così una volta? Adesso prova ad andare al paese e lasciare la chiave attaccata alla serratura di fuori. Vedi quello che ci trovi quando torni? O no? È sempre stata così la violenza? A me non mi pare. Benedetto è il santo nome del Signore. Oggigiorno, dove vai vai, c'è insicurezza. Insicurezza. Benedetto è il santo nome del Signore. Dice Matteo 24:37, oltre al verso 37, il verso 38 dice: infatti, come nei giorni prima del diluvio si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, si prendeva moglie, nel linguaggio originale s'acchiappava, s'andava a marito fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, la gente non si accorse di nulla. La gente non si accorse di nulla finché venne il diluvio che portò via tutti quanti. Cioè, cerca di ragionare, perché tu devi prendere tutta quanta la parola di Dio. Perché la gente non si accorse di nulla? Perché? In fondo il diluvio non è venuto, è venuto all'improvviso, sì, ma non è venuto all'improvviso, mi spiego. Ma non è forse scritto nel Nuovo Testamento che Noè fu predicatore di giustizia? Predicatore di giustizia, cioè Noè predicò, guardate, che sta per arrivare il diluvio. Oggi la Chiesa, guardate che il Signore sta per aprire la sua Chiesa. Quindi la gente sapeva che doveva venire il diluvio, come oggi la gente, soprattutto in Sud America, in Centro America, tutti sanno, hanno fatto fior di film, che il Signore sta per aprire la sua Chiesa e poi inizierà la grande tribolazione. Come mai che qui leggiamo non si avvidero di nulla? Guardate com'è profonda la parola di Dio. Perché dormivano come le 10 vergini. Dorme la Chiesa, figuriamoci il mondo. Se la Chiesa dorme, il mondo sogna. Cari miei, ce ne rendiamo conto? Wow, incredibile. Poi dice: due donne macineranno al mulino, verso 41 del capitolo 24, due donne macineranno al mulino, l'una sarà presa e l'altra sarà lasciata. Altrove dirà: due dormiranno in un letto, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Altro che, vabbè, mo non voglio entrare in questo, e se no... Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà. Vedi, noi non sappiamo il giorno, però perché ci dice di vegliare? Perché sappiamo il tempo. Perché la Chiesa non sarà colta di sorpresa. La Chiesa non sarà colta di sorpresa. Ma noi sappiamo che la Chiesa è una piccola gregge. Il 95% della Chiesa che tu vedi nel mondo, che siamo centinaia, solo i pentecostali siamo 700 milioni, la Chiesa di questi 700 milioni è il 5%. Fatti il conto. Dati allarmanti. Dati allarmanti. Sappiate questo? Vabbè, e poi eccetera, eccetera, eccetera. Perciò, verso 44, anche voi siate pronti? Vedi? Non sappiamo il giorno e nell'ora, ma dobbiamo essere trovati pronti, perché nell'ora che non pensate il figliol dell'uomo verrà. Se la Chiesa passava per la grande tribolazione, la Chiesa sa perfettamente, cioè quelli che staranno nel mondo, che conoscono le scritture, sanno che quando inizierà
la grande tribolazione durerà 7 anni e che dopo i 7 anni il Signore Gesù tornerà. Lì lo sanno. Invece qui dice che non lo sanno. Ecco qui un altro punto che ci fa capire che la Chiesa non passerà la grande tribolazione. Perché quando il Signore Gesù tornerà, ci saranno altro che due macineranno il mulino, non ci sarà più cibo, non ci sarà più niente, il sole diventerà nero, ci saranno segni, terremoti, le montagne saranno distrutte, passeranno, le montagne, non una sola rimarrà in piedi, le isole scompariranno, moriranno miliardi di persone. Lo sa lì altro che lo sanno che sta per venire per la seconda volta se ci fosse la Chiesa. Ma qui dice che non si avvedono di nulla. È così chiara la scrittura che ci fa comprendere che la Chiesa non passerà per la grande tribolazione. È così chiaro. Ti fa paura questa cifra? Sì, fa paura. Fa paura. E ci deve far paura soprattutto per noi stessi. Allora, che ore sono? Le 22:07. Ok. Che faccio? Continuo o mi fermo? Continuo un altri 10 minuti? O mi fermo? Forse è meglio fare in altri due segni. Vedete quanto sarà lunga questa serie? Eh sì. Va bene, intanto il terzo segno che io ho collocato, continuo. Il terzo segno che io ho collocato è un segno che io ho scoperto per caso. Ci ho fatto il video, intitolato Terza Guerra Mondiale. Perché stavo facendo delle investigazioni, tu vai qui sul canale mio, vai sempre qua e scrivi Terza Guerra Mondiale, fa invio, ecco qua, e te lo da qua, clicchi e ci stai dentro. Ok, Terza Guerra Mondiale, 40 segni storici della fine dei tempi. Qui tratto 40 segni storici, invece in questa serie di video ne tratteremo 100. Facendo questo video, per caso è stato, che poi non è per caso, ho scoperto una cosa che mi ha lasciato scioccato, che io ho chiamato l'animalizzazione degli eserciti. Wow! Praticamente, studiando questo fenomeno, ho scoperto che nella stragrande maggior parte degli eserciti, soprattutto gli eserciti che stanno in primo ordine, Stati Uniti, Francia, Germania, Cina, Giappone, Sud America, Centro America, India, eccetera, 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 ho scoperto che li stanno animalizzando, li stanno convertendo in bestie, in animali, li torturano in Russia, li torturano per creare in loro insensibilità, li picchiano, li drogano, li ubriacano, ma per forza. Dice, ma addirittura, sì, non so quanti muoiono sotto queste torture, ci sono state denunce, ma non puoi capire quello che sta succedendo. Quando io ho scoperto questo, ho detto, ma perché tutto questo? Ma è chiaro, se deve apparire l'anticristo, gli eserciti ammazzeranno le persone e saranno completamente insensibili. C'è una profezia molto nota a tutti noi che si trova in Zaccaria 14. Zaccaria 14, sì,
Zaccaria 14. Ok. Allora, però voglio mettere la Luzzi perché è un pochino meno arcaica. Dice, ecco un giorno dell'Eterno. Attenzione quando la scrittura dice il giorno, in quel giorno, in quel tempo. Ecco un giorno dell'Eterno. Qui sta parlando quando appunto l'umanità passerà per il giorno dell'Eterno, il giorno del Signore, la grande tribolazione, eccetera, eccetera. In cui le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te. Qui sta parlando di Israele. Le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te. Che cosa? Leggendo questo, mi è venuta in mente una cosa che in tutti gli anni di fede che ho non avevo mai posta a mente. Che bello quando il Signore ci rivela le cose lì per lì. Infatti all'inizio, quando io ho pregato, nella preghiera ho detto: Signore, tu spesso mentre predichiamo ci riveli cose lì per lì. Lo fa spesso il Signore, con me lo fa spesso, ed è molto bello. Ecco, questo è uno di quei episodi. State assistendo a una rivelazione in diretta che io non ci avevo mai posto a mente. Qui leggiamo che le spoglie di Israele saranno spartite in mezzo di te. Occhio per occhio, dente per dente. Quella legge ancora vige oggi, ma non la spiego. Lì parla dei giudici, non del far la propria vendetta, eh? C'entra niente. Che cosa hanno fatto indirettamente gli ebrei, perché l'hanno fatto i romani, però per volere degli ebrei, cosa hanno fatto i romani al Signore Gesù? Hanno preso le sue vesti e le hanno spartite, le hanno divise, hanno preso il suo manto e l'hanno tirato a sorte, si sono spartiti i suoi vestimenti. Ah. E questo perché gli ebrei lo hanno consegnato ai romani. Con questo i romani non sono giustificati, perché i romani che rappresentano noi gentili hanno detto: è innocente. Ah, è innocente e poi lo uccidi? Ma stiamo a scherzare? Quindi, così come il Signore Gesù gli hanno fatto quello che gli hanno fatto, adesso tocca agli ebrei, e le spoglie degli ebrei saranno spartite in mezzo loro alla fine dei tempi, in quel giorno. Incredibile, eh? E poi dice: io adunerò tutte le nazioni. Guarda, tutte le nazioni. Questo implica altre profezie che poi vedremo. Per far guerra a Gerusalemme, la città sarà presa, le case saranno saccheggiate. Da chi saranno? Tutte le nazioni, chissà, che vanno a saccheggiare gli ebrei, Israele, che hanno uno degli eserciti più potenti al mondo. Chissà questi che vanno? Gli impiegati di banca? Non mi pare, sono gli eserciti. Quindi tutti gli eserciti delle nazioni andranno lì, e che faranno questi? Violenteranno le donne. Animalizzazione degli eserciti a livello mondiale, perché eserciti violenti e animalizzati ci sono sempre stati. Ma tutti quanti gli eserciti della Terra contemporaneamente? Questa è una profezia. Gloria a Dio, che è la nostra luce. Cuore so. 22:15. E chi si schiererà con Israele? Tu giustamente lo chiedi alla luce della parola di Dio. Ma mi pare che la parola di Dio non lo dica. L'unica cosa che dice la parola di Dio, fa il nome dei nemici di Israele, questo sì, delle nazioni, e dice che ci saranno alcuni che si schiereranno con Israele, ma dice altresì che chi si caricherà Israele, cioè chi si schiererà con Israele, sarà fatto a pezzi pure lui. Poi se a qualcuno magari gli viene in mente invece qualche cosa, che magari la parola di Dio accenna qualcosa, ce lo faccia sapere a tutti quanti. Siamo qui per imparare tutti gli uni dagli altri, eh? E questo è quanto.
Ebbene, ok, finisco col quarto. Questo è stato il terzo segno. Pensate, pensate quanto ci vuole per parlare dei segni. So 100, ne abbiamo fatti solo 4. Però per parlare bene, per spiegare bene con la parola di Dio in mano. E adesso parleremo dell'ultimo segno. E poi chiudiamo il video. Così pure voi potete un po' intervenire. Allora, ultimo segno, quarto segno. Quarto segno, ci ho messo, sì, diciamo così, poi vidi troni e a coloro che vi sedettero fu dato il potere di giudicare, vidi le anime di quelli che erano stati decollati per testimonianza di Gesù e della parola di Dio. La parola di Dio ci dice che durante la grande tribolazione le persone saranno decollate, cioè gli sarà tagliata la testa. Ma alla luce di quello che noi stiamo vedendo oggi, perché noi sappiamo che ci sono i segni preapocalittici, tipo Gioele capitolo 2, e i segni poi apocalittici. I segni, diciamo, preapocalittici sono gli stessi segni che poi troviamo nella Apocalisse o nel giorno del Signore, ma sono grandissimamente inferiori, mentre invece quelli in Apocalisse saranno sviluppati all'ennesima potenza. Noi stiamo, io ho parlato di questi segni, mi pare sempre nel video Terza Guerra Mondiale, non mi ricordo dove ne ho parlato, credo di sì. Praticamente stiamo assistendo nel mondo a una decapitazione delle masse. Primo, gli islamici stanno decapitando soprattutto i cristiani. Gli stanno tagliando la testa, non solo i cristiani, spesso anche altri, ma soprattutto i cristiani. Poi, per gli islamici, il cristiano non è necessariamente quello che crede in Dio così come noi lo concepiamo, ma per l'islamico il cristiano è semplicemente l'occidentale, perché lui vede un occidentale e dice tu sei un cristiano pure sei ateo, però lui lo vede come un cristiano. Poi c'è Pietro qui che in questi argomenti ci fa classe a tutti quanti, quindi potrà confermare o magari correggere. Pietro, senti di libero anche di correggere o di ampliare, eccetera eccetera eccetera. Quindi abbiamo il mondo islamico, ma non solo. Se voi avete seguito la storia las maras sono delle bande, tipo la Mara di Esiocio, la Mara MS, e las maras si trovano in Centro America, sono delle bande che stanno mettendo sottosopra nazioni intere, sono più di 100.000. In tutto il mondo sono armati fino ai denti e quando prendono le persone gli tagliano la testa e li sezionano. E sappiamo che lì c'è satanismo, eh? Los carteles in Messico, los carteles sono quelli che hanno il monopolio della droga, che muovono miliardi di miliardi di miliardi. Quando acchiappano le persone, le decapitano, le decollano. Noi stiamo vedendo che tutte queste profezie sono state date 2000 anni fa e altre che vedremo sono state date 2500 anni fa. Sì, amen. Pietro ha fatto un commento importante. Benedetto è il santo nome del Signore. Quindi 2000 anni fa. La cosa che io invito sempre è a mettere mente a quello che noi leggiamo, cioè 2000 anni fa, quando il cristianesimo non era niente, il cristianesimo era perseguitato, era appena nato, non era come oggi. Il cristianesimo era l'ultima delle religioni, era una religione che posava, secondo la concezione umana, su un uomo che era stato condannato a morte per un reato.
Perché poi verrà Costantino nel 350, da lì nascerà il cattolicesimo, eccetera, eccetera, eccetera. E allora diventerà quello che conosciamo noi oggi. Ma agli inizi il cristiano erano niente, pochi, anche se cresceva a dismisura. E la scrittura, quando il cristianesimo non era niente, ci dice che alla fine dei tempi, 2000 anni dopo, i cristiani saranno, ancora ci saranno, e saranno decollati. Cioè, vi rendete, non so se riesco a trasmettervi la profondità delle profezie e quanto è impossibile che una cosa del genere si concretizzi per caso. Quando a noi ci dicono che noi abbiamo una fede cieca, stanno bestemmiando, perché la nostra fede la fede non è cieca, è certezza. L'ateismo è cieco, che dice che dal niente è nato tutto. La fede non è cieca, è concretezza. Noi tocchiamo con mano la verità, giorno dopo giorno. E con questo ho finito. Sono le 10:22, sinceramente sono un po' stanco, sono sincero. 1:20 a parlare, me sono un po' stancato. E me voglio riposare. Ho finito. Se avete qualcosa da dire, io così mi riposo. Roberto Cagliari, la risposta è sì. Il dilagare dell'omosessualità è un segno. Si chiama Sodoma e Gomorra. Poi ne parleremo e vi mostreremo qual è la capitale del mondo gay al mondo, dove sta. Ma questo fa parte di un altro segno. Amen. Benissimo. Allora, io mi fermo perché basta, sono stanco. Però, se voi volete dire qualcosa, amen, pace Michele, gloria a Dio, Signore aiutaci, predicare queste cose ci aiuta a capire, a cercare la faccia del Signore, a prepararsi, e no che non dobbiamo parlare di queste cose, amen. Portiamo la croce di Cristo, non la croce dell'uomo. Eh? Le croci dell'uomo, la croce del legalismo, queste non sono croci bibliche. Continuale, a piedi, mi reggo in piedi. E poi è già più di un'ora che parlo. A piedi, so 100 segni, ne ho fatti solo 4. Molti mi dicono che la tribolazione sarà prima... La tribolazione sarà prima del rapimento, e io non so i versetti biblici per rispondere che non è vero. Mi puoi mandare alcuni versetti? Grazie fratello. Io da quando sono da bambino non ho mai sentito molti mi dicono che la tribolazione prima del rapimento, che la chiesa passerà per, no, e c'è sta il video, l'ho dato prima, poi dopo rimetto il video nei commenti sotto. Ho fatto diversi video, poi li metto. Allora, quello che sta succedendo in Libia c'è scritto nella Bibbia. Allora, la Libia sì, appare nella profezia biblica, appare, e appare in... come si chiama? Ezechiele 38? Mi pare? Mi ricordo. Ezechiele... Dove appare la Libia?
C'ha un altro nome la Libia. La Libia c'ha un altro nome, mi pare che si chiama. C'ha un nome la Libia nella scrittura un po' diverso. Mo io. Ezechiele 38. Allora. La Libia c'ha un nome nella scrittura che io mo non mi ricordo. Non mi ricordo. La Libia c'entra, ma mo non mi ricordo il nome della Libia. L'ho dimenticato, hai fatto bene a dirmelo. La andrò a inserire in qualche maniera. Non mi ricordo. Putte? Non mi ricordo. L'ho dimenticato, non mi ricordo. Non mi ricordo, non mi ricordo. Che devo fare? Allora, grazie. Cioè, allora. Allora, un nato di nuovo ha lo spirito un po' spento. Che vuol dire un po' spento? Dobbiamo essere trovati in Cristo, gloria a Dio. E non mi ricordo, dobbiamo essere trovati in Cristo, fratello Johnny. Ovviamente noi ci sentiremo sempre mancanti, a meno che non siamo dei Giobbe. Io sono santo, sono santissimo e tutti gli altri sono tutti bla 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 bla. Siamo in Cristo Gesù. Cerchiamo il Signore e il Signore saprà come portarci alla salvezza, perché c'è la collaborazione. Per esempio, alcuni dicono: allora, Dio ha scelto Noè, ok? Dice Noè era giusto. Sì, Noè era giusto, siamo d'accordo, però davanti a Dio siamo tutti grandi peccatori, mi pare che è scritto in Romani 3:23. Quindi è la grazia che ha scelto Noè. E gli ha detto: caro Noè, sai che c'è? Io ti salvo. Benissimo. Poi che ha dovuto fare Noè? Ha dovuto fare l'arca. Se Noè, che ha ricevuto la grazia di Dio, non avrebbe fatto l'arca, sarebbe stato salvato? Domanda. Dice no. Ecco. Quindi altro che predestinazione. La luna rossa che c'è stata, pensi che sta per adempiersi Gog e Magog? Quello ce lo preannuncia, ovviamente sì. Ovviamente. Allora. Mo sulla Libia, mo non mi ricordo come se cosa. Che nome c'ha? Avere più amore per gli animali e meno per l'uomo è un segno. Ah, certo! Assolutamente. Questo anche si trova ai dì di Noè. Amore per gli animali è un altro segno che io non ho messo. E mo ce lo vado a mettere. Amore animali. Hai ragione. Vedi? Mi date una mano pure voi. Allora. Si può nascere di nuovo senza parlare lingua? Assolutamente sì.
Normalmente quando si nasce di nuovo il Signore non battezza quasi mai con lo Spirito Santo, però può avvenire, io questo lo so, che uno nasce di nuovo e contestualmente riceve anche il battesimo dello Spirito Santo e parli nuove lingue. Assolutamente so, assolutamente sì, tu sei nato di nuovo, non parli lingue perché non sei battezzato dello Spirito Santo e sei salvato al 100%, quindi Paola stai tranquilla. Allora, poi, puoi ripetere chi vedremo in cielo? Tutti i salvati. In cielo vedremo tutti i salvati. E li riconosceremo. Abramo, Isacco, Giacobbe, l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Pietro. Non vedremo Giuda Iscariota, come dicono gli apostati, perché quello sta all'inferno. Putte, ho controllato. Oh, grazie, fratello. Quindi putte... Oh, allora sì, allora se è putte, se tu mi dici ho controllato, quindi se hai controllato è putte, allora sì, c'è sta, Bibbia c'è sta. Dove sta? In Ezechiele 38, perché dove sta putte? In Ezechiele 38. Ecco qua. Verso Ezechiele 38. Persia, Cus, put, ecco qua, verso 5, putte. Ok, sì, quindi la Libia c'è sta, sì, c'è sta, Ezechiele 38, ma non solo. Grazie, fratello, che hai controllato, putte, vedi, mi ricordavo che c'ha un nome strano, e poi tra putte e Libia, c'è un perché, però questi, chi fa sti studi qua, non sono io. Allora, perché sono animali, certo, loro stessi, pace... Amen, gloria a Dio. Ah, la Trinità, certo! Allora, non abbiamo paura della Trinità. Se la Trinità esiste, ed esiste, se c'è un Padre, e c'è un Padre, gloria a Dio, gloria al Padre, se c'è un Figlio, gloria al Figlio, che è Gesù, se c'è uno Spirito Santo, che è una persona, perché parla, ordina, decreta, interagisce, pensa, è un essere vivente, e c'è, gloria a Dio, chi vedremo su in cielo? Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Molto semplice. Per la nostra mente è piccola, ma Dio è infinito. Quel giorno saremo tanto sorpresi che non gli faremo nessuna domanda. È scritto in Giovanni. Si può avere il battesimo e non parlare in lingue? Falso. No, per un semplice motivo. Ho fatto il video che non c'è un solo caso nella parola di Dio che ci mostra un battesimo di Spirito Santo non accompagnato dalle lingue. E quando lì in Corinti dice non tutti parlano lingue, sta parlando dei doni. E dice altresì non tutti hanno la fede. Che vuol dire? Come non tutti hanno la fede? Noi siamo salvati per fede, ci abbiamo tutti la fede, sì, ma parla di una fede particolare, così come parla delle lingue particolari. Quindi chi dice che è stato battezzato di Spirito Santo e non parla lingue, mente, o in buona fede o in cattiva fede. Buonanotte, ho avuto una rivelazione sull'amore per gli animali. Stavo pensando a ciò che fanno oggigiorno con la genetica, stanno mescolando gli animali e gli uomini. Terribile. Ecco perché non andremo molto avanti, fratello, ma in cielo ci riconosceremo? Sì, ci riconosceremo, tant'è che il Signore Gesù dice che noi mangeremo con Isacco, con Abramo, con Giacobbe, quindi li riconosceremo. Certo, e ci riconosceremo, però saremo belli, saremo giovani, saremo, che ne so come saremo, biondi con gli occhi azzurri? Che ne so, non lo so come saremo, belli e basta. Saremo diversi, saremo simili a Dio, è scritto. Le lingue sono il segno per aver ricevuto lo Spirito Santo, sono il segno. Amen. Bene. Nei limiti del possibile atteniamoci all'oggetto, fratelli. Non vi offendiate, eh? Facciamo interventi sull'oggetto, per favore, ve lo chiedo per favore.
Tre settimane fa ho lasciato la sigaretta, ma solo grazie a Dio, perché io non ci riuscivo. Ti capisco, perché io ho fumato per 10 anni e solo quanto pianto, per un mese ho pianto. Poi un giorno il Signore, una mattina mi sveglio e mi parla, proprio mi parla. E mi dice: adesso sei libero. E poi puntualizza, pensate, non perché tu ti liberi da solo, ma perché io ti libero, pensate. Sentire la voce di Dio non è prerogativa del profeta vatte la pesca. Sentire la voce di Dio è prerogativa della Chiesa di Gesù Cristo. Noi non abbiamo bisogno del profeta che ci dice quello che c'è scritto o che ci dice che Dio gli ha parlato. Dio parla a tutti. Il governo attuale lo vedi vicino a Israele? Il governo attuale di chi? Degli Stati Uniti o d'Italia? D'Italia no, Europa è antisemita. Alessio, ho fatto un sogno, puoi spiegarmelo? Preferisco di no, adesso no, perché fuori usciamo, no. Casomai scrivimi, mandami una mail, casa-celeste@libero.it. Amen. Amen, gloria a Dio, preghiamo. No, il governo italiano, come può essere a favore degli ebrei che ci abbiamo l'officina di Satana a Roma? È una facciata. L'Italia si è pronunciata, mi pare, contro all'ambasciata degli Stati Uniti in America. Correggetemi se sbaglio, eh. Preghiamo per Bible is True, che il Signore lo liberi. Amen. Gloria a Dio. Gloria al tuo nome, Padre. Coresa 22:38. Allora. Va bene, fratelli, se non c'è nessun altro, io vi saluto. Amen, preghiamo gli uni per gli altri. Grazie per aver partecipato. Gloria a Dio. E niente, se il Signore vorrà. Amen. Preghiamo anche per Pietro. Se il Signore vorrà. Amen. Vediamo quando fare la prossima. Non lo so se domani sera la faccio, se la faccio vi mando l'avviso. Va bene, cari fratelli, Dio ci benedica e insomma sono tempi importanti. No, il Signore non ci rapirà tra 3 anni, nessuno lo sa. La generazione finisce tra 10. In questi 10 anni il Signore rapirà la sua Chiesa. Quando? Nessuno lo sa. Ok, no, c'è sta il video sulla grande tribolazione. So se me lo fa, eccolo qua. Questo è il video dove viene dimostrato che la Chiesa non passerà per la grande tribolazione. Clicchi qua e vai qua. Ecco qua. Rapimento della Chiesa prima della grande tribolazione. Amen? Ok. Amen. Continuiamo. Siamo gli fedeli al Signore. Cerchiamo la sua faccia. Va bene. Ok.
Amen. Un saluto ad Aurora che ci saluta tutti. Gloria a Dio. Santo è l'Eterno. Bene, cari fratelli, core so. 22:41. È il primo video che hai visto. Dio ti benedica. Amen. Ok. Va bene, fratelli. Dai. Io vi saluto e vi auguro una buona notte in Cristo Gesù. Che Dio vi benedica e, se Dio vuole, ci vediamo al prossimo video, dove si spera di fare molti più di 4 segni, perché ormai abbiamo fatto l'intro e tutto quanto. E insomma, è così, piano piano andiamo a culminare i 100 segni, di almeno 100 segni che il Signore sta per aprire, la sua Chiesa sta per iniziare il giorno del Signore. Dio vi benedica, grazie. Con voi, come sempre, è stato Alessio Evangelisti. Shalom.